E lì ho pensato, cazzo, mi hanno fregato i soldi del biglietto aereo. E adesso? Ciao e benvenuto in questo nuovo video. Oggi condivido con te la mia esperienza di volo da Bangkok a Milano e da Milano a Bangkok. Era quasi 3 anni che non tornavo a casa. Guarda questo video fino alla fine perché farò delle considerazioni abbastanza importanti su Emirates e su Oman Air se deciderai di spendere i tuoi soldi per venire qua in vacanza. Mi chiamo Daniele, vivo in Thailandia e se stai pensando di fare le tue prossime vacanze nella Terra del Sorriso o se stai pensando di fare un tour delle città, dei templi o visitare le isole qui nel profondo sud della Thailandia, iscriviti al gruppo Vacanza in Thailandia che trovi qua sotto in descrizione oppure visita il sito www.vacanzaintailandia.com per ricevere offerte, promozioni o guide dettagliate sul tuo prossimo viaggio che farai proprio qui. La tratta Bangkok-Milano l'ho fatta con la Emirates. Ho volato in bassa stagione, ho volato a novembre. Il biglietto l'ho prenotato anche un po' sotto data, però l'ho pagato molto di più rispetto a 3-4 anni fa. L'ho pagato 20.000 baht. Volo con la Emirates, impeccabile. Ho volato benissimo, servizio a bordo ottimo, hostess e steward tutti più che gentilissimi, servizievoli, il cibo, il catering, niente da dire, buonissimo, è uno dei cibi migliori che ho mangiato da quando volo in Thailandia. Ho volato bene, pressurizzazione credo ottima perché quando sono sceso dall'aereo i giorni dopo non è che fossi così stanco. Ho fatto 4 ore di scalo a Dubai e mi sono volate. L'aeroporto di Dubai fatto veramente bene, soprattutto quello che mi è piaciuto di più sono i prezzi abbastanza accessibili dell'aeroporto. Un cappuccino in acqua l'ho pagato 10 euro. La connessione è anche abbastanza facile connettersi, non c'è stato nessun tipo di complicazione e soprattutto questi due elementi adesso te li comparerò invece con il servizio della Oman con lo scalo che ho fatto a Muscat. Se non l'hai ancora fatto o se stai pensando di fare qualche tour in loco una volta che arriverai, ti rinnovo l'invito, iscriviti al gruppo Vacanze in Thailandia, lo trovi qua sotto in descrizione. Oh, eccomi qui, appena imbarcato, volo della Oman Air. Chiesto di darmi una recensione, adesso io ve la do. Ho volato da Milano a Bangkok e l'ho fatto con la Oman Air perché ho risparmiato dei bei soldi. Anche questo l'ho prenotato sotto data e l'ho pagato 480 euro. Che tu dirai, ok, l'hai pagato quanto Emirates, però nelle stesse date in cui prenotavo Oman Air, ad esempio con Emirates mi veniva a costare quasi 900 euro, quindi è stato un bel risparmio. La prenotazione l'ho fatta sul sito della Oman Air e fino a lì tutto bene, se non quando arrivo al momento della fatturazione, in quel momento in cui mi devono scalare i soldi dalla carta, il sito si è bloccato. E lì sono andato mezzo in panico, ho detto, ma cosa è successo? Avrò perso i soldi, adesso devo chiamare, devo farmi rimborsare. Lì per lì ho detto, sta a vedere che adesso non trovo neanche l'assistenza in italiano, devo chiamare un call center fuori e sarà anche un po' più difficile capirsi. E invece no, ho trovato un numero italiano del call center, anche loro di Milano, ho chiamato, sono stati gentilissimi, soprattutto la ragazza con cui ho parlato, non mi ricordo il nome, se stai guardando in questo video ti ringrazio ancora per l'assistenza. Il processo è stato un po' macchinoso, nel senso che non sono abituato, ho dovuto compilare un form, ho dovuto scaricare un'applicazione per compilare questo form, ci ho messo un pochettino e queste sono tutte operazioni che vorresti evitarti quando prenoti un volo. Mi sono messo anche nei panni di chi non è abituato a fare queste cose, che magari di tecnologia non ci capisce un granché. Per me in quel momento, se fossi stato in queste condizioni, sarebbe stato anche un po' un problema. L'aereo era strapieno. Fino a lì, ok, non ci si può fare niente, anzi, meglio, è anche un buon segno di ripresa. Lo scalo a Muscat, invece, non me lo sono goduto per niente. Sono stato meno dello scalo di Dubai, ci sono stato soltanto 2 ore, ma mi sono passate di più le 4 ore di Dubai rispetto alle 4 ore di Muscat. E adesso ti dico perché. Innanzitutto, i prezzi degli outlet. Per prendere un cappuccino a Muscat, il prezzo minimo erano 20 euro. Mi sono immaginato, avessi avuto moglie e figlio, o anche 2 figli, avrei speso come minimo per dei caffè o dei cappuccini e qualche acqua, avrei speso un minimo 100 euro. Per la connessione invece non è una connessione diretta, devi prendere il passaporto, fare la fila per il macchinario dove dovrai scannerizzare il passaporto e una volta scannerizzato ti verrà rilasciato un ticket con il tuo codice per la connessione. E lì, avendo visto tanta gente che faceva la fila, c'era da aspettare, mi è anche passata la voglia. Quindi, tra i prezzi degli outlet, il cappuccino che non ho voluto berlo perché mi sono rifiutato di spendere 20 euro per il cappuccino e la coda che non avevo voglia di fare per connettermi, alla fine me la sono passata
passata anche, non dico male, però non come avrei voluto. Il volo però, niente da dire, anche lì pressurizzato molto bene, ho viaggiato comodo, hostess e steward anche loro super gentili, gentilissimi, ogni volta che andavo in fondo all'aereo per chiedere un bicchiere d'acqua me ne davano due, mi offrivano anche qualcos'altro e su lì non posso proprio dire niente. Il cibo però non mi è piaciuto tanto quanto quello della Emirates, non è che in volo si può pretendere chissà che cosa, però se devo paragonarle a parità di prezzo sceglierei tutta la vita Emirates, anche con 100-150 euro in più comunque sceglierei Emirates. E così si conclude questo video recensione. Ti ho spiegato perché sceglierei Emirates piuttosto che Oman Air. Reputo che in generale sono due compagnie, penso le due migliori che ci sono attualmente sul mercato. Emirates per l'impeccabilità dei servizi, Oman Air oltre che per i servizi che non sono proprio come quelli di Emirates, però dall'altra parte ci hanno dei prezzi che ne conviene tante volte. Fammi sapere se anche tu hai la tua esperienza da condividere, fammi sapere se verrai prossimamente e se sceglierai o se hai già scelto una di queste due compagnie. Io come sempre ti ringrazio per aver visto questo video e se ti andrà come sempre ci vedremo nel prossimo. Ciao!